stiamo parlando di cucina 7-8centesca. Diciamo che a partire dal 1750 lo stile culinario in Italia cambia in generale, perché i prodotti americani che erano stati introdotti secoli prima ma non ancora utilizzati in cucina cominciano ad essere utilizzati, perché nasce una idea di cucina che è più legata al territorio, alle verdure fresche, alle erbe di stagione, alle erbe fresche, mentre prima nel Medioevo la cucina era molto contraffatta, così anche nel Rinascimento. C'era una cucina dove i sapori si mischiavano, il dolce era con il salato, l'acidità era molto pronunciata, quindi diciamo che i prodotti di partenza, le materie prime erano molto camuffati. Ora invece nasce un modo diverso di vedere la cucina e lo si vede dai ricettari storici, dai quali poi noi abbiamo preso anche le ricette che andrete ad assaggiare tra poco. I principali ricettari di quest'epoca storica, quindi 7-800 e di questo territorio, sono di Vincenzo Corrado e Ippolito Cavalcanti. Vincenzo Corrado è un cuoco della corte borbonica, in particolare dal 1750 lavora presso la corte borbonica e dopo un po' di anni viene messo a capo proprio dei servizi di bocca, quindi si occupa lui di tutto quello che ha a che fare con il reperimento delle materie prime, la produzione e i banchetti di corte. E questo personaggio scrive due testi importanti, sono Il cuoco galante e Il credenziere di buon gusto. Il cuoco galante 1773, scritto in una lingua molto comprensibile, molto fruibile a tutti, perché adesso la cucina non è più solo a disposizione delle corti. Dal 1700 la cucina diventa anche una cucina borghese, quindi una cucina non più di popolo nel senso di popolare, ma nel senso che anche accessibile ai borghesi arricchiti, ai borghesi che in quel periodo volevano affermarsi insieme alla nobiltà, come si era sempre fatto nel corso degli anni, insomma dei secoli. Questo è Vincenzo Corrado, da cui assaggeremo alcune ricette che poi vi racconto. E poi c'è Ippolito Cavalcanti, siamo più verso il 1800, in particolare 1837. Il testo è Cucina teorico-pratica del 1837. E abbiamo un testo particolare perché è scritto in due lingue, nel senso che la prima metà è scritta in italiano, quindi fruibile, accessibile a tutti quanti, la seconda metà è scritta in lingua napoletana, quindi una cucina più popolare, più legata alla tradizione del popolo. Ed è quello che ha in testa anche Vincenzo Corrado, perché Vincenzo Corrado si forma alla corte di Maria Carolina con i Monsù, quindi con i cuochi francesi che Maria Carolina si era portata appresso, quindi la cucina è di tipo francese come impostazione di massima. Però Vincenzo Corrado aggiunge la tradizione partenopea a questa cucina francese classica fatta di gâteau, di sortù, di vignè, tutte queste parole che sono di origine francese, in realtà entravano nella cucina e si univano con la tradizione partenopea per dare origine a qualcosa di diverso, di innovativo per l'epoca. Quindi diciamo che siamo in un periodo ricco di fermento. Tradizione del regno. Esatto. Del regno. Oltretutto considerate che l'idea borbonica dal punto di vista economico era quella di strutturare una produzione che noi chiameremo oggi a chilometro zero. Quindi tutti i real siti erano strutturati in modo tale da essere delle vere e proprie aziende di produzione che non solo rifornivano la corte, ma potevano vendere i prodotti all'esterno e quindi si autosostentavano. E oltretutto l'idea borbonica era quella di promuovere l'economia, che era un'economia legata ancora al mondo feudale, soprattutto quella legata al mondo agricolo. La promozione passava attraverso l'introduzione di nuovi mezzi agricoli, attraverso la promozione di questi siti e delle aziende agricole in essi strutturati, attraverso la collocazione di nuove razze, per esempio, di allevamento, nuove coltivazioni. Tutto questo faceva sì che praticamente ci fosse un'autosufficienza dal punto di vista dei prodotti necessari per arrivare sulle tavole a corte, ma anche per l'intera economia proprio del regno. Stiamo parlando di cardito, carditello, stiamo parlando un minuto, cardito, carditello, San Silvestro, Torcino, Caiazzo. Torcino qua pure era. Sì, Torcino, sì, sì. Poi c'era Caserta, c'era la zona della Reggia, c'erano le fagianaie nella zona di Taiazzo, c'erano le pollerie, Persano, c'era la vaccheria nella zona di Carbitello. Persano nel Cilento. Considerate che c'erano tutte queste aree che erano strutturate in questa modalità molto innovativa. Carbone, Marcianise, dove andremo a novembre, era una tenuta agricola, tra l'altro pochissimo conosciuta, di cui neanche quelli di Marcianise sapevano l'esistenza, e invece, ecco,
Quando andrete? Non me lo ricordo, andremo sicuramente in queste passeggiate. Per dirvi la meticolosità dei documenti, c'è la produzione giornaliera di latte e quanto di quel latte era venduto e quanto era trasformato in mozzarelle, in caciocavalli e in ricotte, perché non era solo per la tavola del re. No, erano per la vendita, quindi era una produzione a tutti gli effetti. Pensate cosa a Sanremo, assaggiamo, cioè, per esempio. Allora, cosa assaggiamo oggi? Oggi assaggiamo alcune cose fatte da Vincenzo Corrado, in particolare pomodoro alla napolitana, e sono delle barchette di pomodoro farcite, poi le assaggiate, con capperi, acciughe e un pochino di pan grattato. Poi, sempre di Vincenzo Corrado, ci sarà il timpallo. Il timpallo penso che lo conosciate tutti, sono maccheroni ben incasciati, il sugo con salsiccia, prosciutto, eccetera, che poi vengono chiusi dentro un guscio di pasta sfogliata. In questo caso potremmo anche scegliere una pasta mezza frolla per la chiusura, cioè una pasta frolla un po' meno dolce. E questo è il timpallo. Poi assaggerete di Ippolito Cavalcanti una spuma di patate, questa a dimostrazione, come vi dicevo prima, del fatto che la patata e il pomodoro entrano in uso nella cucina rispetto ai secoli precedenti. E poi, insieme alla spuma di patate, ci sarà un crocchè di riso, una specie di frittella, solo che è farcita con il riso, lo zafferano, un po' di pepe, quindi con un po' di aromatizzazione, il riso chiaramente cotto nel latte. E poi come dolce ci sarà una pizza di ricotta, sempre presa dal ricettario di Ippolito Cavalcanti, la classica crostata di ricotta con un pochino di acqua di fiori d'arancio, con un pochino di popozzata, come si diceva allora, quindi di oggi la vediamo la popozzata? La popozzata la vedi, non la vedi in realtà all'interno, in realtà io la odio la popozzata, perché rispetto al candito all'arancia, che ha un sapore bello deciso, la popozzata secondo me non sa di niente tranne che di dolce, e quindi tendo a volerla usare meno rispetto all'arancio candito. Prego, se volete venire. Ah, insieme chiaramente ci sarà, a parte l'acqua, un aglianico che accompagnerà il pasto, chiaramente uno dei vitigni storici utilizzati anche nell'epoca borbonica, che veniva coltivato anche in particolare nella Vigna del Ventaglio, che penso abbiate sentito nominare, una vigna famosissima che c'era nella tenuta di San Leucio, a forma di ventaglio con 12 vitigni diversi coltivati a fette dentro questo ventaglio. Prego.